Negli eserciti medievali, la cavalleria godeva di grande prestigio. Con essa nacquero gli ideali di nobiltà d'animo, cortesia, buone maniere. In guerra, un cavaliere valeva come 80 fanti. I cavalieri erano sempre pronti a battersi. Seguivano in guerra il proprio signore e spesso rischiavano la vita nei tornei in cerca di fama e onori. Mi chiamo Don Antonio Fernando Pacheco. Sono figlio del conte di Trastamare, vicino Coimbra. Pur essendo nobile di nascita, non possiedo terre o servi. Per questo ho dovuto abbandonare la famiglia e diventare cavaliere. Le proprietà di mio padre, infatti, saranno ereditate da mio fratello maggiore. Avrei potuto farmi monaco, pronunciare i voti di povertà e castità e vivere fra gente devota. Ma non era un'esistenza adatta a me. Che Iddio protegga la mia anima. Nell'anno del Signore 1345 lasciai il castello di famiglia in Portogallo e mi diressi verso nord. Era febbraio. Aveva appena avuto inizio la stagione dei tornei. Desideravo giungere a Königsberg entro l'inverno successivo. Volevo partecipare alla crociata bandita dall'ordine teutonico. Mi aspettavo avventure e nuovi amori. Confidavo nella bontà del Signore Onnipotente per guadagnare fama e onori. A quel tempo, anche nelle terre più remote, si incontrava il simbolo più tipico del potere feudale, il castello. In qualunque località fosse giunto, Don Pacheco, una volta diventato cavaliere, sarebbe stato accolto come ospite in uno degli innumerevoli manieri che sorgevano in Europa. A 150 chilometri a sud di Parigi è possibile vedere da vicino come si edificava un castello. A Guédelon non è in corso il restauro di antiche rovine, ma si sta costruendo un castello ex novo. È un cantiere in stile medievale, l'unico al mondo di questo genere. L'architetto Florian Renussy sovrintende ai lavori. Il progetto prevede la costruzione di un tipico maniero del XIII secolo con il ponte levatoio, massicce mura e un'alta torre fortificata. La posa della prima pietra ha avuto luogo nel 1997. Da allora, più di 50 artigiani, muratori, carpentieri e fabbri lavorano fianco a fianco con esperti di storia e archeologi. Molti monumenti medievali sono giunti intatti fino a noi. Castelli, abbazie e cattedrali testimoniano la fervente attività edificatoria del tempo. I documenti che descrivono le tecniche costruttive sono invece rarissimi. C'è solamente qualche resoconto. Lo scopo di questo progetto sperimentale, il cantiere di Guédelon, è di colmare le lacune nelle informazioni di cui disponiamo, creando una nostra documentazione relativa a un cantiere medievale. Come si può costruire un castello con gli attrezzi e le tecniche del XIV secolo? Chi vi lavora ha dovuto rispolverare metodi arcaici, ha dovuto provvedere a realizzare da sé alcuni degli strumenti necessari e imparare a rompere un blocco di pietra con uno o due colpi ben assestati.
In questo cantiere ogni dettaglio riproduce accuratamente l'antico, dagli abiti ai sistemi di movimentazione dei materiali alla quantità di manodopera necessaria. I costruttori medievali dovettero affrontare grandi difficoltà economiche. Non disponevano di schiavi come gli antichi romani. La manodopera doveva essere pagata. Era costosa e insufficiente. Per ovviare a questo problema, vennero realizzati diversi macchinari. Ad esempio questa gru, detta ruota dello scoiattolo, permetteva di fare fronte alla scarsità di operai. È una brillante invenzione. È composta da un tamburo su cui si avvolgeva una corda collegata a una serie di carrucole. Grazie ad esse si sollevavano i materiali necessari per costruire imponenti edifici, come cattedrali o torri di castelli. Con questo macchinario si potevano issare pietre molto pesanti a un'altezza di oltre 40 metri. Nel Medioevo ogni cosa era fatta a mano e su misura. I muratori dell'epoca utilizzavano già tecniche di costruzione con pezzi a rapido incastro, come caviglie e mortase. Anche le impalcature, che si sviluppano in altezza seguendo il procedere della costruzione, vennero inventate nel Medioevo e sono ancora oggi comunemente usate. A quei tempi non si usava il sistema metrico decimale, si adoperavano unità di misura più antiche. Questa stecca è lunga una tesa. È lo strumento di misura che si usava allora e di cui ci serviamo in questo cantiere. Ecco un pollice. 12 pollici equivalgono a un piede. 6 piedi corrispondono a una tesa. Essere alti una tesa significa essere alti quasi 2 metri. Non è il mio caso. Ora vi mostrerò un altro strumento di misura. La corda da 13 nodi, una specie di computer dell'epoca. La distanza fra ciascun nodo è di un piede. In questo modo è possibile calcolare le distanze. Questi, ad esempio, sono 3 piedi lineari. Questa cordicella era utile anche per le operazioni di aritmetica, per moltiplicazioni, addizioni e sottrazioni. 3 per 2 è uguale a 6. Possiamo usarla anche per calcoli geometrici. La geometria era importante in cantiere, per dare la forma ai blocchi di pietra. Ecco un triangolo rettangolo. I cateti e l'ipotenusa. Con la corda avremo un perfetto angolo retto, da cui potremo ottenere anche un rettangolo. Si può fare anche un triangolo isoscele, la forma che riproduce la sommità delle torri campanarie. Il quadrato lungo, come i medievali chiamavano il rettangolo, si ricavava proprio dal quadrato, sempre usando la fune. Questa cordicella permetteva di realizzare qualunque forma geometrica, purché si sapesse contare fino a 12. Ecco come si eseguiva un disegno tecnico a grandezza naturale. Con l'aiuto della stecca, che fungeva da unità di misura, si tracciava una linea col carboncino. Ogni 60 centimetri, cioè ogni 2 piedi, si inchiodava un nodo della corda. Quindi si distendeva la fune da 13 nodi, ottenendo così un triangolo perfetto. Bisognava eseguire il disegno adottando questa procedura per ogni finestra, architrave o gradino da realizzare. Con il compasso si tracciava la sagoma di un arco acuto. Da uno schizzo si ricavava il modello per tagliare i blocchi di pietra. Nel cantiere di Gedlong gli operai lavorano 7 ore al giorno. Nel Medioevo l'attività si protraeva finché c'era luce. In estate 14 ore, d'inverno 6. La domenica, festività religiosa, non si lavorava. 6 giornate lavorative erano troppo faticose. Gli operai cominciarono a considerare anche il lunedì giorno di riposo. La settimana corta, quindi, esisteva già nel Medioevo. Non c'erano ferie, ma si festeggiavano almeno 32 pubbliche ricorrenze.
Gli scalpellini utilizzavano sagome che servivano da modello e attrezzi molto semplici per eseguire lavori accuratissimi. Nei cantieri erano gli artigiani più richiesti. Lasciavano perfino la propria firma sul lavoro finito, incidendovi un simbolo personale. Non venivano pagati a ore, ma in base al numero di blocchi completati. Quanti più ne rifinivano, tanto più denaro ricevevano. Solo le facciate, però, venivano rivestite con pietre perfettamente squadrate. Il retro, invece, poteva essere completato con massi grezzi. Solo le parti visibili dovevano essere realizzate a opera d'arte. Ai committenti non piaceva aspettare troppo. Ci volevano tuttavia 5 anni con 400 operai per innalzare i muri portanti. Per l'architetto Renussi e i suoi 50 collaboratori, Guédelon sarà un impegno ancora a più lungo termine. Saranno necessari 30 anni di lavoro. La costruzione sarà completata forse nel 2023. Ci saranno alloggi e zone adibite al lavoro. Dovrà essere una residenza signorile e allo stesso tempo una fortezza in grado di resistere a ogni attacco. A differenza dei castelli medievali, in realtà Guédelon non dovrà subire alcun assedio, tranne quello della folla di turisti. Ecco come dovrebbe apparire. Ecco Manuel, il mio fedele scudiero. Come molti ragazzi giovani, fantastica di diventare un nuovo lancillotto o un ricco feudatario. Si appisola invece di montare la guardia. Ancora una volta dovetti ricordargli che sognare a occhi aperti è pericoloso. Cercai di dargli una dimostrazione di cosa voleva dire essere un vero cavaliere. Una delle eredità del Medioevo sono le centinaia di castelli, alcuni dei quali di spettacolare bellezza. Le fortezze erano uno status symbol e testimoniavano la potenza del feudatario. Ma erano davvero inespugnabili? Per valutarne la sicurezza dal punto di vista bellico, l'archeologo Matthew Johnson ha effettuato molti studi. Il castello di Bodiam, nel Sussex, risale al XIV secolo. Circondato da un fossato e protetto da torri massicce, apparentemente sembra inattaccabile. Osservando i dettagli architettonici del castello di Bodiam, si nota immediatamente che questo edificio non assicurava la piena efficienza difensiva. Dietro di me potete vedere le merlature. I merli sono piccoli e poco massicci. Come possono proteggere dagli attacchi nemici? Non hanno nemmeno feritoie per le armi da tiro e risultano troppo bassi per riparare la testa di un soldato. Non garantiscono una difesa efficace. L'ampio fossato difensivo aveva una sua utilità, poiché i cavalieri, con le pesanti armature, non potevano certo attraversarlo a nuoto. Da un'analisi attenta, risulta però che una dozzina di uomini sarebbero stati in grado di prosciugarlo agevolmente in una sola notte. A mio avviso, la funzione del fossato non era tanto di impedire l'accesso al castello. Esso doveva conferire imponenza all'edificio grazie a un gioco di riflessi sull'acqua. La fortezza del signore di Bodiam non avrebbe resistito agli assalti dei nemici, eppure la sua grandiosità era sufficiente per impressionare sia gli altri signori, sia i contadini, che spesso seguivano il loro signore in guerra, sperando di ottenere parte del bottino. Mm.
Stavamo attraversando a cavallo la regione delle Cévennes quando ci giunse notizia di un bando. Principi e cavalieri avrebbero dovuto raggiungere le Fiandre per prendere parte al torneo di Whitsuntide. Ero emozionatissimo al pensiero di partecipare a un torneo. Sarebbe stato il primo per me. Per guadagnare fama e onori, i principianti dovevano battersi in molte gare. I principi regnanti e la nobiltà locale amavano organizzare tornei, ritenuti un intrattenimento piacevole e allettante. Mi avevano riferito che avrebbe partecipato anche Giovanni, re di Boemia e conte di Lussemburgo. Si diceva che prendesse parte a tutti i tornei. Per prima cosa dichiarai all'araldo le insegne che avrei indossato ed egli controllò il registro araldico. Ero un giovane cavaliere senza proprietà, ma potevo vantare una nobile e antichissima famiglia. Il cosiddetto Hellre Armorial era l'elenco delle casate nobiliari più in vista. Gli araldi dovevano conoscere il blasone e il rango di ciascun aristocratico europeo. Le splendide decorazioni e colorazioni dell'elmo, segni distintivi della nobiltà, si diffusero proprio grazie ai tornei. Servivano a riconoscere i cavalieri anche quando indossavano l'armatura. Il torneo cominciò con la mischia, una battaglia simulata. Io combattevo con i fiamminghi contro i francesi. Era il primo scontro a cui partecipavo. Vi prendevano parte fino a 200 cavalieri. Non si dovevano uccidere gli avversari, ma cercare di farli prigionieri e chiedere poi il pagamento di un riscatto. La mischia non era solo una gara, era un modo per addestrarsi alla guerra. Nell'impeto della lotta, molti cavalieri venivano colpiti a morte. La mia squadra, quella dei fiamminghi, era stata sconfitta dai francesi. Dovemmo versare un riscatto, il premio che spettava loro per avere vinto il torneo. Ne ero uscito quasi incolume, anche se avevo dovuto sborsare tutti i miei soldi. Giovanni il Cieco, re di Boemia, ci aveva sbaragliato alla testa dei francesi. Specifici manuali elencavano puntigliosamente le regole da rispettare durante i tornei e le armi consentite. Ma i nobili non si affrontavano solo nelle giostre cavalleresche. L'aristocrazia europea era molto legata al proprio status sociale. Il prestigio era importantissimo. Fra i nobili e la gente comune esisteva un divario incolmabile, ma tra di loro volevano sempre essere alla pari. Se uno costruiva un castello, gli altri cercavano di imitarlo. Acquistava un'armatura scintillante, tutti gli altri lo avrebbero fatto. La vita era condizionata dallo spirito di emulazione. Secondo me questo fu uno degli aspetti più tipici della civiltà europea del tempo. Credo che difficilmente in altre epoche questo fenomeno si sia verificato con tale intensità. I nobili rivaleggiavano anche per ricevere l'elogio di leggiadre donzelle e nobili dame. Erano gli eventi clou sociali e sportivi dell'epoca, ma non bastava uscirne vincitori. Secondo le regole, spettava alle nobildonne presenti scegliere a chi attribuire il premio. Mio padre mi aveva scritto: «Se uscirai vittorioso dai combattimenti, come in passato i tuoi antenati, e sono certo che avverrà così, noi ne saremo compiaciuti». Cosa mi era passato per la mente? Io, un principiante,
Fra tutti i cavalieri presenti, avevo sfidato proprio il re di Boemia a una giostra. Un duello con la lancia. I tornei cavallereschi erano uno sport molto pericoloso. Per mostrare a quali rischi si esponessero i cavalieri, è stato effettuato un esperimento. La superbia andò a cavallo e tornò a piedi, mi disse il re quando lo sfidai. In un impianto dove vengono effettuati i crash test delle auto, un manichino è stato equipaggiato con un'armatura come quelle dei cavalieri medievali. Sono state riprodotte le condizioni tipiche di un torneo. Cosa è accaduto al manichino? L'impatto si è rivelato innocuo o ha provocato ferite gravi, addirittura mortali? La giostra era il momento culminante della gara. Il cavaliere doveva cavalcare il proprio destriero ed essere in grado di guidarlo con le redini e gli speroni, riuscendo a tenere saldamente la lancia. Come si confà a un buon cavaliere? Recita il manuale sull'arte del torneo. Nell'impianto per il crash test, i duellanti sono pronti. I manichini sono vestiti e armati come nelle giostre medievali. Sono protetti dalla corazza e dall'elmo. Abbassate la visiera, sollevate la lancia e mantenetela in posizione ottimale per la carica. Cercate di stabilire subito un vantaggio e soprattutto non abbiate timore dell'impatto. Speciali telecamere che riprendono 2000 fotogrammi al secondo mostrano cosa è accaduto al momento dello scontro tra i due cavalieri. Il responsabile del reparto sicurezza veicoli ha valutato l'effetto dell'urto e analizzato i dati. L'impatto nella regione toracica supera del 50% i limiti oggi stabiliti in caso di scontro frontale. L'esperimento è stato effettuato alla velocità di 30 km all'ora, ma i cavalieri antichi si scontravano cavalcando a 60 km all'ora. L'impatto era molto più forte, le ferite sarebbero state ben più gravi. Una delle conseguenze dell'urto era il colpo di frusta al collo, ma i pericoli più seri si correvano cadendo. Non possiamo averne la completa certezza, perché non è possibile dimostrarlo facendo dei test utilizzando dei manichini, ma il rischio di fratture alle vertebre era davvero concreto. Il cavaliere sarebbe morto. Sbalzato da cavallo, si sarebbe spezzato l'osso del collo. Dio sia ringraziato. La fortuna mi aveva assistito ed ero sopravvissuto alla caduta. Ero stato impulsivo. Il re, invece, aveva interpretato il mio gesto come segno di coraggio. Re Giovanni il Cieco mi accolse fra i suoi cavalieri. Giurai di servirlo con lealtà a costo della vita. «Ci incontreremo a Königsberg il prossimo inverno per la crociata», mi disse. Ne trarrai gli opportuni vantaggi. I cavalieri dovevano disporre di un'armatura completa per i tornei e di un'altra per andare in guerra. Erano costosissime.
A Graz, in Austria, nell'armeria più grande d'Europa, sono conservate centinaia di corazze, elmi di ogni foggia e migliaia di armi. Le armature venivano forgiate su misura. Erano composte da oltre 150 parti, fra cui guanti, protezioni per il petto e per le cosce. Ricoprivano tutto il corpo e dovevano calzare a pennello. Oggi pochissimi artigiani sono in grado di realizzarle. Col tempo venne creato un nuovo tipo di corazza, più sicura e meno pesante. Una novità introdotta non per finalità belliche, ma grazie ai tornei. Nei primi tempi, in queste gare si usavano le stesse armi utilizzate per la guerra e i cavalieri riportavano ferite gravi o addirittura mortali. Col passare degli anni furono adottati sistemi di sicurezza, fra cui le lance spuntate. Questo che vediamo è un supporto sul quale il cavaliere fissava la lancia. In questo modo gli era consentito mantenere meglio l'equilibrio. Le armature, essendo molto pesanti, intralciavano i movimenti e limitavano la visuale. Osservando questo elmo, si nota subito che il campo visivo era ridottissimo e i cavalieri cavalcavano praticamente alla cieca. Per avere una visuale più ampia del campo dove si svolgeva il torneo, potevano arrischiarsi ad aprire questo sportellino e dare un'occhiata. Questo tipo di armatura era adatta per affrontare gli avversari in un torneo, ma sul campo di battaglia la visuale ridotta e i movimenti impacciati si rivelarono un problema sempre più grave per i cavalieri. La corazza li rendeva lenti e goffi. Prima di intraprendere il mio viaggio attraverso l'Europa, avevo promesso di rispondere all'appello dell'Ordine Teutonico per prendere parte alla crociata contro i pagani della Lituania. L'inverno era ormai arrivato. Il mio nuovo signore voleva che lo raggiungessi a Königsberg per accompagnarlo in quella campagna militare. Lo stato dell'Ordine Teutonico era situato nei pressi dell'attuale confine tra Polonia, Russia e Lituania. Qui, per tutto il XIV secolo, erano soliti recarsi, anche ogni anno, principi e cavalieri. Nel 1095 Papa Urbano II aveva fatto appello a tutti i cristiani affinché partecipassero alla prima crociata per strappare la Terra Santa ai musulmani. A ogni crociato fu promessa l'indulgenza plenaria e la salvezza eterna. Cavalieri provenienti da ogni parte d'Europa risposero all'appello. Nel 1098 conquistarono Antiochia. L'anno seguente cadde Gerusalemme e i musulmani che vi abitavano vennero trucidati. Scorreranno fiumi di sangue e passeremo a fil di spada agli infedeli. Gerusalemme, gioisci! Così gridavano i crociati. Ma negli anni seguenti gli islamici riconquistarono tutta la Terra Santa. I crociati dovettero dedicarsi ad altre imprese. L'Ordine Teutonico si concentrò sull'Europa dell'Est. Nel 1231 i suoi cavalieri invasero e conquistarono la Prussia e la Livonia. Lo scopo era quello di convertire gli ultimi pagani d'Europa anche ricorrendo alle armi e di espandere la propria sfera di influenza. Fin dal 1309, Marienburg, oggi Malbork, in Polonia, era stata la residenza del Gran Maestro dell'Ordine. È una delle più grandi fortezze mai costruite al mondo, palazzo, monastero e capitale dello Stato dell'Ordine Teutonico. Il Gran Maestro, chiamando a raccolta i crociati, aveva promesso loro che in caso di guerra contro i pagani avrebbe ricompensato ogni cavaliere e il suo scudiero con onori e titoli nobiliari. A Marienburg essi vennero messi al corrente dei piani di guerra.
L'ordine teutonico era nato in Terra Santa per assistere i crociati infermi. Con la sua rifondazione, nel 1198, divenne un ordine militare. Si dedicò alla conquista di nuove terre e all'espansione del proprio potere. Il Papa approvava questi progetti. E non era il solo. Nel 1226 l'imperatore Federico II aveva emanato la Bolla d'Oro di Rimini. Grazie ad essa, l'ordine teutonico diventava proprietario dei territori che avrebbe occupato. Per il pontefice e l'imperatore, gli stati pagani erano terra di nessuno. L'ordine teutonico godeva dell'appoggio dei due poteri più influenti del mondo occidentale. I monaci fondarono uno stato sovrano riconosciuto in tutta Europa. L'ordine disponeva di fortezze lungo la costa fino a Königsberg. Prima che i cavalieri potessero intraprendere il viaggio, come definivano la campagna contro i lituani, dovettero attendere che fiumi e paludi si ghiacciassero completamente. Prima dell'inizio della crociata, i guerrieri si trattennero a Königsberg. L'inverno in quella città era una sorta di appuntamento fisso per tutti i cavalieri. I tempi sono maturi e l'occasione favorevole, si usava dire. Mi avevano consigliato di fermarmi alla locanda di Artus. Insieme al mio scudiero avrei dovuto aspettare lì l'arrivo del re di Boemia. Vi giunsi il 12 febbraio. Altri cavalieri si trovavano sul posto già da tempo. Bevevano e giocavano d'azzardo. Il conte d'Olanda una volta vinse 600 fiorini, una somma davvero enorme. La fede ci aveva spinto a venire in questa città, ma i soldati presenti non erano certo dei santi. Ciò che vidi non faceva onore alla cavalleria. Parecchie centinaia di nobili erano ormai giunti a Königsberg. Avevano fatto dipingere il loro stemma sui muri delle locande. I loro stendardi sventolavano dalle finestre. Jean de Blois, ad esempio, quasi ogni giorno distribuiva inviti per i suoi banchetti. Un giorno richiese la compagnia di 12 cavalieri, in seguito di 28 nobili. Alla fine invitò ogni cavaliere presente in città. Trascorrevamo il tempo addestrandoci per la battaglia. A volte era necessario chiamare un medico. Poi arrivò il mio signore, Giovanni di Boemia. Mentre tra i cavalieri si era guadagnato la fama di agguerrito veterano dei tornei, alla corte del re di Francia era considerato un modello di raffinatezza. Lo chiamavano il sovrano nobile e buono. Sulle mura della cattedrale di Königsberg sono dipinti gli stemmi gentilizi di alcuni crociati. L'esperto di araldica Wim van Anroy li ha messi al confronto con quelli contenuti nel Herle Armorial e ha scoperto con esattezza il nome dei nobili che si recavano in Prussia. Molti cavalieri vi erano stati una volta sola, alcuni più di una, altri ogni anno. Tra essi personaggi famosi come il duca di Brabante, il re d'Ungheria, il margravio di Namur. I cavalieri che giungevano a Königsberg provenivano da diversi paesi dell'Europa. Quasi tutta l'aristocrazia del vecchio continente si recava in Prussia per partecipare a imprese cavalleresche, conquistare fama e onori, e anche per guadagno personale. La Prussia era una delle mete di viaggio preferite dai nobili. Visitavano anche la Terra Santa, la Spagna o la Turchia, ma la Prussia rimaneva il luogo prediletto, un po' come l'Italia oggi per molti turisti.
scriveva un crociato. Prima che la neve ricopra la terra, né uomini né cavalli possono superare le distese ghiacciate. Poiché molte zone della Lituania sono paludose, bisogna aspettare che i fiumi siano gelati. L'ordine teutonico definiva i lituani un popolo energico, risoluto e bellicoso. Perciò fece appello sia ai nobili che alla gente del popolo affinché accorressero in aiuto. Quando partecipa a una spedizione contro i nemici della fede, ogni uomo, a qualunque ceto appartenga, diventa un principe. Fra il 1305 e il 1409, l'ordine teutonico organizzò centinaia di crociate. I tempi sono maturi e l'occasione è favorevole. Come la volpe va a caccia della lepre, così noi dobbiamo andare a caccia dei pagani. Erano slogan comuni a quel tempo. Le regole cavalleresche valevano solo fra nobili, non fra crociati e popoli pagani. Dalla cronaca di Peter von Duisburg. Nell'anno del Signore 1307, fratello Ildebrando e 80 dei suoi uomini misero a sacco la provincia di Karlsruhe, catturarono 70 prigionieri. Nell'inverno del 1311, Gebhard von Mansfeld, con 1500 uomini, invase la regione di Pograuden. Furono uccisi e fatti prigionieri molti uomini, devastarono quelle terre con razzie e incendi, ma tornarono con un ricco bottino. Per tutto il XIV secolo, episodi di questo genere furono una consuetudine. I crociati, per convertire gli ultimi pagani d'Europa, lasciarono dietro di sé morte e devastazione. Mi avevano ordinato di controllare se ci fossero contadini vivi. Avrei dovuto ucciderli. Tra i nostri doveri, però, c'era anche quello di prenderci cura dei bambini, farli battezzare e dare loro un'educazione cristiana. La violenza dilagava ovunque. La pace era solo un ricordo lontano. Rammentate, cavalieri, qual è la vostra missione. Indossate elmi lucenti e cotte di ferro, combattete con possenti scudi e spade consacrate. Iddio mi conceda che la vittoria cristiana sia la mia ricompensa. I prigionieri lituani vennero deportati e obbligati a battezzarsi. I nobili furono imprigionati nel castello di Marienburg. Per la cattura di un conte, i crociati ottenevano una ricompensa di 50 marchi, il valore di 25 buoi. Questi dettagli ci sono noti grazie agli archivi dell'Ordine Teutonico conservati a Berlino. I registri e le lettere dei crociati documentano l'organizzazione delle crociate attuate dall'ordine, ma anche il cosiddetto traffico di pagani. La nobiltà terriera comprava un contadino lituano per 2 marchi prussiani, il costo di un bue. Una parte dei pagani catturati veniva consegnata in premio ai crociati. In tal modo, l'aristocrazia europea disponeva di schiavi che vennero obbligati con la forza a convertirsi al cristianesimo. Alla fine del mese di marzo dell'anno del Signore 1346, la crociata era finita e la mia compagnia era rimasta illesa. Era giunto il momento di dividere il bottino. Ne trarrai gli opportuni vantaggi, mi aveva detto il re. In effetti, ricevetti la mia parte. Molto più di quanto osassi sperare.
Il mio signore mi restituì anche ciò che avevo perduto al torneo, nella sfida contro di lui. Come da giuramento, avevo servito Re Giovanni fino alla conclusione della crociata. Anche se era un grande onore far parte del seguito del re soldato, come egli veniva soprannominato, ero stanco di combattere. Volevo provare altre esperienze. Nel 1233 l'ordine teutonico fondò la città di Thorn sulla Vistola, fortezza, centro di scambi commerciali e base strategica per gli insediamenti nell'Europa orientale. Oggi si trova in Polonia e si chiama Torun. L'ordine teutonico vi fece trasferire coloni dalle regioni del Holstein, dal Brandeburgo e dalla Slesia. Nel Medioevo vennero fondate varie città come Thorn e in tutta Europa furono messe a coltura molte terre. I monaci cavalieri governarono per un lungo periodo quelle terre dell'est in una situazione di moderata pace. L'ordine teutonico conservò pieno potere fino al 1410. In quell'anno, la Lituania e la Polonia sconfissero i monaci guerrieri nella battaglia di Tannenberg. Essi persero così il controllo della città di Thorn. L'inverno era trascorso. Avevo adempiuto la promessa di dare il mio contributo alla crociata e avevo ricevuto una generosa ricompensa. Ma ero felice di non dover più combattere. Altre avventure mi attendevano. Come scriveva un poeta, il corpo sceglie volentieri la lotta con gli infedeli. Il cuore, invece, preferisce l'amore di una donna. Mio puro e dolcissimo amore, intreccia per me una piccola ghirlanda affinché possa indossarla come tuo fedele servitore. Corteggiare una nobildonna, entrare nelle sue grazie, amarla disinteressatamente, giurarle fedeltà, erano le qualità che un cavaliere doveva possedere. Colui che vorrà conquistare l'amore di una gentildonna dovrà guadagnarne la stima, dimostrando di avere molti pregi e virtù. Speranza, amore, fedeltà. Blu, rosso, verde. Nel Medioevo esisteva un vero e proprio codice dei colori legato all'innamoramento. Il gioco dell'amore e dei colori è una raccolta di poesie giunta fino a noi attraverso il famosissimo Codice Manessa, una splendida e preziosissima collezione di miniature del XIV secolo. In questo volume sono contenute le più antiche poesie d'amore scritte da trovatori anonimi. Tu sei mia, io sono tuo, di questo giammai non dubitare. Serbo l'amore per te nel profondo del mio cuore. Ormai questo legame più non si potrà spezzare. L'amore puro, o amor cortese, era l'ideale cui si aspirava. Era l'argomento prediletto dai trovatori. Non risplenderanno più nella notte le sue belle membra pallide come la neve? Oh, che dolore! Non indugerà più con me fino al mattino. Il piccolo libro dell'amore era un dono prezioso che un uomo poteva fare alla sua amata. Nell'alto Medioevo, grazie ai trovatori, la poesia d'amore divenne una forma d'arte raffinata. Il sentimento iniziò a essere un elemento determinante nel matrimonio. Nel rapporto tra uomo e donna si privilegiò un comportamento gentile. Le varie fasi dell'innamoramento erano simboleggiate da un colore diverso.
Durante l'Alto Medioevo, all'epoca dei cavalieri e dell'amor cortese, ogni colore aveva un significato simbolico legato ad un aspetto dell'amore. Questa simbologia era inoltre connessa al trascorrere delle stagioni. Il verde delle gemme primaverili era associato al sentimento che sbocciava, agli abiti nuziali o a quelli indossati dall'innamorato che provava le prime esperienze d'amore. Il rosso acceso e brillante dei colori estivi esprimeva l'amore passionale. Le sfumature dorate dell'autunno, che ricordano il colore dei campi di grano, simboleggiavano un amore più maturo e sensuale. In quest'epoca si riscoprì un nuovo approccio verso i sentimenti. La donna non veniva più considerata un essere inferiore e gli uomini ingentilirono il proprio comportamento. Dolcissimo amore, sommo bene, è giunto il momento di dirci addio. Alcuni componimenti contenevano versi su un amore meno spirituale. Ad esempio, un trovatore parlava di colpire l'anello e innaffiare il suo giardino nascosto. Alla lunga, l'amore platonico e struggente non era sostenibile, specie per un cavaliere. Don Pacheco, inoltre, doveva nuovamente rispondere all'appello del suo padrone. La corona francese era in pericolo. Nel 1346, Edoardo III d'Inghilterra avanzò pretese sul trono di Francia e sbarcò in Normandia, arrivando fino a Parigi. Il 26 agosto di quell'anno, Filippo VI, re di Francia, si scontrò con lui a Crécy. Filippo VI fece appello alla nobiltà europea perché accorresse in suo aiuto. Cominciava così la guerra dei cent'anni. I cavalieri francesi si trovarono di fronte pochi reparti nemici a cavallo. Il sovrano inglese aveva scelto di avvalersi maggiormente della fanteria, equipaggiata di lance e armi leggere. Buona parte dell'esercito era composta di volontari, piccoli proprietari terrieri armati con i temutissimi archi lunghi. Per verificare le potenzialità di quest'arma, è stata filmata una freccia che colpisce un bersaglio ad 80 metri di distanza. Grazie ad una speciale telecamera si è potuto vedere esattamente ciò che accade. La freccia penetra nell'acciaio senza difficoltà. Le frecce scoccate dagli archi lunghi potevano trapassare anche le corazze più robuste, causando ferite gravi o mortali. I cavalieri francesi furono un facile bersaglio per la fanteria nemica. La battaglia di Crécy si trasformò in una cocente sconfitta per i francesi. Gli arcieri e i lancieri inglesi sbaragliarono i cavalieri con le loro pesanti armature. Il nuovo tipo di arco conquistò un posto nella storia. Oggi i più intrepidi cavalieri sono morti e lui era il migliore di tutti. Così disse Edoardo III parlando del re di Boemia. Questi, pur essendo quasi cieco, aveva combattuto strenuamente insieme ai suoi uomini. Il mondo è ancora bello, pieno di colori e d'allegria. Ma dentro di me è scesa un'ombra nera, cupa, come la morte. Ho rischiato di perdere la vita e la mia anima molte volte. Ecco la nostra ricompensa. Oh mondo, prima dai e poi togli. Non porteremo nulla con noi nell'aldilà.
Dopo la battaglia di Crécy nel 1346, l'epoca d'oro della cavalleria era finita. Cominciò il suo lento declino sotto il profilo militare, ma non morale. L'ideale del nobile cavaliere continuò a vivere nei romanzi e il ceto cavalleresco avrebbe continuato a svolgere un ruolo di rilievo nella società ancora per molto tempo. Tornai in Portogallo, nella mia terra natale, in autunno avanzato. Ero un nobile senza terre, ma avevo rispettato il voto pronunciato in qualità di crociato e avevo conquistato fama e onore in giro per il mondo.